Una fuga Salve a tutti spettacolare, vero? ragazzi e Non puoi bentornati al negare che Nord sia Club. stato fantastico. Io sono Batman e sono Il qui con volo la in nuova, elicottero? con la Beh, decima diciamo solo che è parte stato di abbastanza intenso. Carla non Railway. pilotava un elicottero da anni e A Road devo ammettere che Adventure. ero un po' nervoso. Ci La cosa siamo importante salvati. però è che ci portò fino all'area in Arizona dove risiedevano gli Hopi. In quella regione pensavamo di trovare altre informazioni su quello strano crocifisso. Fortunatamente avevo ripreso il crocifisso insieme al resto delle mie cose quando ero entrato nella capanna per salvare Gina. E fortunatamente le ragazze avevano con loro il guardaroba, così Oh, prestarono a Gina e a me qualche vestito. Sapevamo che guardaroba sarebbe stato della meglio drag queen. indossare Per qualcosa di più adatto alla zona di deserto verso la quale Gina eravamo magari va ancora diretti. bene, qualcosa di osè magari, però per Brian. Capitolo 4, incontri ravvicinati del quarto tipo. I video li farò adesso lunghi mezz'ora, a parte 1 o 2 video, mi sembra che saranno lunghi quarto d'ora, ma per altri motivi. Li faccio lunghi per il semplice fatto che un punto e clicca. Visto che questo è il capitolo più lungo di Runaway, di Runaway A Road Adventure, ho deciso di fare meno possibile di video di questi perché sennò diventerebbe pesante. Anche perché non incaricandoli tutti i giorni, ma caricandone uno ogni tanto, magari uno ogni 2 giorni, diventa anche un Fate po' più difficile attenzione, seguire. ragazzi! Anche voi, ragazze, e grazie di tutto. Ragazzi. Non sopporto gli addii! Piango come una bambina! Come Vi un prometto che bambino. verremo a Come un vedere il vostro bambino. spettacolo appena potremo. Farai meglio a mantenere la tua parola se non vuoi fare Spettacolo? arrabbiare un marine. Addio! Carlo, Addio! Carla, Ciao, vabbè. ciao! Bye, bye! A presto! Addio, ragazze. Non vi Io. dimenticherò mai. Neanche noi! Ma va? Ciao! Se ne sono Beh, andate. Noi siamo in ora mezzo a siamo nulla. soli. La cosa ti crea problemi? Non è che ti senti a disagio con me, vero? Carino comunque il Beh, vestitino naturalmente no, ci per mancherebbe. Gina, eh? Ehi, non scaldarti! Sta Stavo meglio solo a lei comunque scherzando. che alle drag Avanti, queen. non sprechiamo tempo. Presto, troviamo qualcuno che sappia qualcosa degli indiani Hopi. Forse saremo fortunati e troveremo un Hopi in carne e ossa. Ne dubito. Ma non si sa mai. Ho visto un L'animazione sentiero non qui è dietro. granché, però. Andiamo! La storia è molto avvincente, molto varia. È molto lunga, soprattutto, anche quella. Bello il crepaccio. Disegni sulle pareti, graffiti. Misterioso, soprattutto perché sono nel nulla e non parlano. Ci sono, c'è solo un pirla del Hot Club che sta parlando. Anche la musica di sottofondo di questo capitolo è qualcosa di quasi tra il misterioso e il divertente, no? Molto bello. Aspetta, mi si è slacciata una stringa. Ti raggiungerò. Darò un'occhiata da lassù. Non potevi prenderti quelli con gli strap, quel velcro. Ehi! Vabbè. Gina! What? 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 Gina! Gina! Ma che? Rispondimi! Gina! No! No! Ma che cavolo? Ma porca. Ma cos'è sta cosa? Gina! Così? Tanto casino per salvarla? No, Gina! Ora non so come faccia a ricordarsi sta cosa se non l'ha mai vista farla. Vabbè. Lavora alla Liguana Rosa, però. Questo sì. Però prima non so come faceva. Ma cioè, Gina è andata? Oh my god. E voi dite che questo, che il Runaway non è niente di che. Shit, non so neanche cosa dire. Cioè, Gina, così, di punto in bianco? Va bene. Ah, va bene, va bene. E ora? E è finito qua il capitolo? Dispiacersi non è la risposta. Che cavolo parla? Ombrellino, E tu carino. chi sei? Non ti ho sentito arrivare. Io sono Wu Puchim, l'ultimo capo tribù Hopi.
La risposta sta nel proseguire la tua missione. Non la missione era salvare Regina. Tutto questo. Ma non capisco. Come tu? Ehi, dove andiamo? Aspetta un minuto. Cimitero. Hai detto so. Hopi? Sì, l'ho detto. È vero. Ah. Ma ce ne ho dimenticati. Noi voglio dire io. No, noi. Per scoprire il significato di un crocifisso di origine Hopi. Infame. L'oggetto. Eccolo. Mio giovane amico, questo non è un crocifisso. È una chiave no. sacra. O una chiave. Come una chiave? Ma non ha la forma quelle di una chiave. Quelle nel modo in forma cui di la reggi adesso, premi forte sulla parte superiore con il pollice. Oh! Oh, shit! Beh, ora in effetti sembra una chiave. E che 6 minuti di video ed è successo sacra. Di tutto. È la chiave della sacra cripta Hopi. La sacra una cripta. E dove si trova questa cripta? Appena oltre il nostro villaggio, sul picco più alto dall'altro lato del grande canyon. Ah, proprio a Bagash, proprio dalla parte opposta del mondo. Il suo primo raggio all'alba. Ah. Oh. Beh, e giusto. Potresti dirmi come raggiungere il villaggio Hopi? La chiave sacra è venuta a te, per cui è nel sì. tuo destino raggiungere la sacra cripta. Quale non proprio, strada però. Seguire? La strada della il conoscenza, sentiero. Senza dubbio. Beh, penso che ci sia mi qualcosa dai che dovrei dirti. Capisci, in realtà non ho chiave... un tom-tom, però. Comunque, e... Non è mia. Era un... Sono le allucinazioni, però mio. Come ha fatto cioè, Brian... ad andarsene senza che io me ne accorgessi? Sono le allucinazioni. Come è arrivato. Sentirsi triste non è la risposta. In teoria è facile a dirsi, ma sento di non poter muovere un passo ora che Gina... Bene, ha ragione. Non muovere un passo. L'unica cosa che posso fare per Gina adesso è continuare la sua missione. Glielo devo. Ora so che promesso. Il crocifisso è in realtà una chiave che conduce a una cripta. Se riesco a trovare il villaggio Hopi, riuscirò a entrare nella cripta sacra. E probabilmente ecco. Là troverò la spiegazione a tutto questo mistero. Non forza, è che non si muove la bocca, è che registrandolo non ha registrato. Il perfetto. Gioco non era da qui ho un'ottima visuale quindi. Di tutta la zona. Vediamo. Sembra che ci sia una città di quindi non è un problema del andrò gioco. Andrò a vedere eh? Se c'è qualcuno che sa qualcosa del villaggio Hopi. È un problema delle mie vecchie registrazioni. Bello. Guarda, questo posto sembra uscito da un film di John Ford. C'è l'albergo, bellissimo. C'è l'ufficio dello sceriffo, c'è tutto il tipico salone da far bellissimo. West, c'è persino una vecchia locomotiva a vapore deragliata alla fine della città. Fa sempre figo quello. Ma che cavolo? Ehi, fermo, non sparare! Chi sei tu? Che cosa ci fai nella mia città? E tieni le mani bene in alto. Nella così sua che città, possa chi è il sindaco? Ehi, calmati! Vengo in pace. Sceriffo, scusate. Ascolta, il mio nome è Brian. E a essere sincero mi sono perso. Non è che potresti aiutarmi? Beh, ok. Credo che tu stia dicendo la verità. Entra, così possiamo parlare. Bla bla bla, parlate. Ma io non lo so, io... Boh. Un'altra ragazza. E così dici di esserti perso, eh? Fuori Gina. Forse almeno potresti dirmi come hai fatto ad arrivare qui. Beh, la verità è che non mi sono proprio perso del tutto. Sì? Sto cercando un ho villaggio la via della che dovrebbe trovarsi da qualche parte in questa zona. Sono non arrivato in questa città nella speranza di scoprire dove si trova esattamente. Il villaggio Hopi. Dove vuoi che sia? Sei un archeologo parte o qualcosa opposta. Del genere? No, non so nulla di archeologia. Devo trovarlo per un altro motivo. Non hai l'area dell'archeologo, a dire la verità. Anche se suppongo che non tutti gli archeologi ma abbiano un secchione, una fusta e indossino il cappello. Oh, dammi un attimo di tregua, per favore. Sai dove si trova favore. Il villaggio Hopi, sì o no? Potrà sembrarti strano, ma la storia di questa città, Douglasville, è strettamente legata a quella del villaggio Hopi che cerchi. Davvero? In che senso? Spiegamelo, per favore. Beh, è una storia piuttosto lunga, ma te la racconterò. Questo bravo. Villaggio è stato fondato dal mio bisnonno, James Theodore Douglas. Egli era il proprietario di una miniera d'oro nei paraggi e inizialmente Douglasville non era altro che un campo di minatori. La città crebbe a poco bello. Fino a diventare un insediamento fiorente. Tutti erano ricchi grazie agli enormi profitti generati dalla miniera, tanto che oro. Il mio bisnonno riuscì persino a portare la ferrovia a Douglasville. Oh comunque, my god! Accadde qualcosa che mutò tragicamente il destino della città. La miniera e i suoi tunnel continuavano ad estendersi fino a quando uno di essi, quello con il filone più ricco, finì per imbattersi bello. In qualcosa di inaspettato. Il villaggio Hopi. Davvero?
E avrei detto dinamite. L'inevitabile. Gli indiani non intendevano permettere ai bianchi di saccheggiare le loro terre. E J.T. Douglas non era il tipo d'uomo disposto a rinunciare a una fortuna soltanto perché c'erano alcuni indiani di mezzo. Un bagno di sangue. All'inizio gli indiani sembrarono destinati alla sconfitta. Erano scarsamente armati e molti di loro caddero in battaglia. Poi però accadde una cosa incredibile, che mutò radicalmente il corso degli eventi. L'uomo medicina degli Hopi giunse a Douglasville una mattina all'alba. Si fermò nel centro della città e pronunciò una tremenda maledizione su di essa. Sulla miniera e su tutti i bianchi che avessero tentato di conquistare le loro terre. Fu ucciso immediatamente, ma la maledizione funzionò ugualmente. Che cosa intendi dire con questo? Cosa accadde? La miniera si esaurì inspiegabilmente nel giro di una notte. Non rimase più neppure una singola pepita d'oro. Gli abitanti della città, invece, furono colpiti da una malattia che il dottore non riusciva a curare. Intere famiglie lasciarono Douglasville in preda al terrore, nel tentativo di sfuggire alla maledizione. Il colpo definitivo però giunse dal deragliamento di un treno. La locomotiva finì fuori controllo in mezzo alla città e distrusse tutto ciò che incontrò sul suo cammino. Concludendo la sua corsa come un bisonte impazzito contro la Douglasville Bank. Come forse avrai già capito, J.T. Douglas possedeva anche la banca. Ed era proprio qui che era seduto in una splendida sedia di vetro rosso importata dalla Francia quando 50 tonnellate di ferro lo investirono in pieno. Una volta morto il mio bisnonno, le poche persone della meravigliosa città di Lol City ad abbandonare Douglasville e divenne una città fantasma. Una storia davvero affascinante. E tu quindi saresti la pronipote di questo J.T. Douglas? Sì, lo sono. A proposito, mi chiamo Sushi. Sushi Douglas. Questa città in effetti è mia. È tuo. È passata in eredità da una generazione all'altra fino ad arrivare a me. Così, anno e mezzo fa, ho deciso di sfruttare la cosa venendo a vivere qui con due amici. Kevin e Rutger. Questo posto era completamente abbandonato. Kevin e Rutger. Dire che voi tre vivete qui da soli? Nome? Assolutamente tipo no. Mario? Ehi, no? Sushi, devo dire che sei davvero informata sulla storia di questa regione. Così informata che scommetto che saprai indicarmi i resti del villaggio Hopi, vero? Beh, in realtà no. La miniera venne sigillata subito dopo gli eventi che ti ho narrato. Dall'esterno non ho davvero la minima idea di come sia possibile raggiungere il villaggio Hopi. Ma come? Sei da quando sei nata qua? Allora, secondo te potrei raggiungere il villaggio Hopi passando dalla miniera? Se conoscessi la direzione da seguire nei tunnel, potresti sicuramente. Sai qual è la strada per arrivare al villaggio Hopi attraverso i tunnel della miniera? Io? Assolutamente no. Non sono mai entrata nella vecchia miniera. Pensavo che potessi avere una vecchia mappa di quel posto. No, non ho alcuna mappa della miniera. Lasciami pensare. Se esistesse una mappa, si troverebbe all'interno della banca. Probabilmente dentro la cassaforte. Pensi davvero che la miniera si sia esaurita per via della maledizione dello sciamano Hopi? Beh, non ci credo, ma non lo nego. Quello che so è che di sicuro la miniera rimase senza oro inspiegabilmente da un giorno all'altro. Non è una cosa normale, sarebbe non ti pare? Se fosse basato su una storia vera. Potresti ripetere la storia di Douglasville e del villaggio Hopi? Ancora? Beh, è una storia piuttosto lunga, ma te la racconterò. Questo villaggio è stato fondato dal mio bisnonno, James Theodore Douglas. Egli era il proprietario di una miniera d'oro nei paraggi. E inizialmente Douglasville non era altro che un campo di minatori. La città crebbe a poco, fino a diventare un insediamento fiorente. Tutti erano ricchi, grazie agli enormi profitti generati dalla miniera, tanto che il mio bisnonno riuscì persino a portare la ferrovia a Douglasville. Comunque, accadde qualcosa che mutò tragicamente il destino della città. La miniera e i suoi tunnel continuavano ad estendersi, fino a quando uno di essi, quello con il filone più ricco, il villaggio Hopi. Davvero? E che cosa accadde? L'inevitabile. Gli indiani e J.T. Douglas non era il tipo d'uomo disposto a rinunciare a una fortuna soltanto perché... All'inizio gli indiani sembrarono destinati alla sconfitta. Erano scoi, però accadde una cosa incredibile. Che l'uomo medicina degli Hopi uccise... Che cosa accadde? La miniera si esaurì inspiegabilmente. Gli abitanti... Intere famiglie... Il colpo di... Come forse una sentito. Volta morto il mio bisnonno... Perché tu, Kevin e Rutger siete venuti a vivere qui? È stata una mia idea. Sentivo il bisogno dell'isolamento totale per dedicarmi alla mia più grande passione. Anche loro la pensavano così. Ed eccoci qua. Allora, qual è la tua passione? I computer e il mondo della tecnologia che li circonda. Sono piuttosto brava con quegli affari, sai? Una nerd. Ora ho intenzione di proseguire nella mia ricerca. Grazie per l'aiuto. Ma sei forte. Ci vediamo più tardi. A presto e buona fortuna. Ha molto senso la cosa. Musichetta Far West proprio, molto bello.
Vabbè, andiamo a esplorare un po' questa cittadina. Beh, questa la banca è la conciata decisamente banca. Dovrebbe essere tranciata, se non sbaglio, vero? Esatto, di netto, cioè proprio quando passato attraverso. Non è neanche bussato. È entrato la banca, ha combinato un vero disastro. No. Vabbè. Sì, ma non c'è niente. Non c'è la cassaforte qua. Non vedo davvero nulla di utile. Anche se forse quell'oggetto metallico mi potrebbe servire. Si butta mai via niente, signori. Ok, lo prenderò. Oggetto metallico, cos'è? Wow, sembra una pinzatrice. Piuttosto rudimentale. Ah. Sicuramente un modello del XIX secolo. Farei non meglio me ne a intendo di archeologia. Si trovavano accanto alla pinzatrice. Sembrano secchione da paura. Dai calzolai. Non c'è nulla di interessante. Paura, mamma mia. Solo un sacco di polvere e qualche vecchio documento. Eh sì. Qualcosa da scrivere. Pezzo di carta? Non lo so, dico. BD, banca di Douglasville, presumo. Sì, banca Douglas. Va bene. Ma che cavolo sta dicendo? Vabbè, comunque non si butta mai via niente. Abbiamo più oggetti si prendono e meglio è. Vediamo. Alla fine vedo una cella e non riesco a credere ai miei occhi. Quello è... Un OPI. Abbiamo trovato un OPI. Abbiamo trovato il passaggio segreto. Un cadavere. Accidenti. C'ero quasi. Questo deve essere in decomposizione da un centinaio d'anni. Mamma mia. È chiusa il nonno. Il nonno centinaio d'anni fa. Perché 100 anni? Anche 50. Tanto dubito che qualcuno accenderà di nuovo la stufa. 5 bei ceppi di legno. Potrebbero giusto tornarmi utili. Ora non voglio sapere un dove l'ha paio messo. Un di pagine di un vecchio giornale. Una ba. Nulla di questo mi tornerà utile. Beh, ma non si butta mai via niente, perché scusa? Prendilo, un pezzo di carta, metti che devi accendere un fuoco. Ah già, c'è già il camino qua acceso. Comunque. Ciao, Sushi. Salve, Brian. Come va? Salve. Hai scoperto qualcos'altro? Beh, come ci sto lavorando. Come in realtà vorrei parlarti di una cosa. Spara. Cosa? Ehi? Sì? Dai. Forza? Si tratta della cassaforte nella banca. Cosa vuoi sapere? Dov'è? Sono andato a fare un giro fra le rovine della banca, ma non l'ho trovata da nessuna parte. Certo, perché non era al piano superiore. Credo che fosse nel sotterraneo della banca. Sai, per essere ancora più al sicuro. Peccato che l'accesso al sotterraneo sia stato completamente bloccato quando la locomotiva si è schiantata contro l'edificio. Ha fatto un muro, vabbè. Si tratta della miniera del tuo bisnonno. Dimmi pure, di che si tratta? Vabbè, ma comunque... L'abbiamo già sentito. Beh, c'è niente di nuovo. Per un minuto della miniera. Come vuoi. Interessava solo quello. Ehi, c'è un cadavere all'interno di una cella nell'ufficio dello sceriffo. Sì, lo so. Parente? È là da più di un secolo. Ma perché più di 100 anni? Turan non il dottore più di 2000 della città. Anni. Apparentemente era un ubriacone, ecco. E per questo ha provocato la morte di un bambino. Era in prigione in attesa di processo quando la locomotiva è deragliata. Se lo merita. Non credi che dovremmo tirarlo fuori di là per dargli degna sepoltura? Beh, la porta era chiusa. E per come la vedo io, quella cella ormai è di diritto la tomba di quel tizio. Non penso che gli sarebbe di qualche utilità a essere sepolto. Inoltre, beh, in quella cella, secondo me, ha trovato la sua glorificazione. Cioè? Ma come hanno potuto lasciarlo morire là dentro, in modo così crudele? Ha lo ucciso sceriffo un aveva bambino. La chiave della cella. Anche lui è morto nel deragliamento del treno. Ecco. La storia narra che qualcuno avesse avvisato che un treno fuori controllo era diretto verso la città, senza nessuno alla guida. Lo sceriffo cavalcò incontro al treno e riuscì ad arrampicarsi nella cabina del manovratore. Ma la mala sorte fece sì che scivolasse e cadesse dentro la caldaia. Il povero uomo morì bruciato vivo e non riuscì a fermare il treno. Poi, come ti ho già raccontato, in seguito al deragliamento abbandonarono tutti la città e a nessuno venne in mente di liberare un dottore ubriacone che aveva provocato la morte di un bambino. Beh, c'è anche ragione. Fermati un attimo. Sì? Ora ho intenzione di proseguire nella mia ricerca. Grazie per l'aiuto, Sushi. Ci vediamo più tardi. A presto. Non è che... e buona non è fortuna. Che abbiamo ancora un po' di dinamite dallo scorso capitolo? Che... E facciamo un buco? No, Vabbè. Ah, dannazione. Questa è la miniera in cui è morta Gina. E proprio quando stavo cominciando a... Beh, vediamo di non pensarci. Ah? Devo concentrarmi sulla soluzione di questo provarci? Mistero. Lo devo a Gina. Stavi provando a provarci, eh? Ah, furbacchione.
Ora, cerca di non cadere. Se riuscissi ad allontanare quella pietra dall'ingresso, potrei arrivare al villaggio Hopi attraversando la miniera. Bene, dinamite. L'oggetto più utile. Però, vabbè. Credo sia un oliatore. Non c'è neanche qua. Ma credo che potrebbe tornarmi utile. Dove te lo metti? Non lo voglio sapere. Non scrivetelo nei commenti, perché non lo voglio sapere. Vabbè. Torniamo a Douglasville. Giusto perché okay. Ho dimenticato quello. Facciamo un ingresso alla Clint Eastwood. Yeah, proprio. Oh. Ehi, grandioso. Un sistema di apertura automatica delle porte. E poi dicono sushi. Che il vecchio West era pericoloso e selvaggio. Se ti si chiude in faccia. Se ti si chiudesse in faccia. Questo sembra un giardino botanico. Bello. Un vaso. Okay. Ci sono tanti oggetti. Io prenderei forse tutto. Forse troverò qualcosa da piantarci. Tutto prenderei. Vediamo che cosa trovo qui. Andiamo a setaccio tutto. Poi andiamo oltre. È una sorta di catano che contiene diversi tipi di attrezzi da giardinaggio. Semi, comodo quello più piccolo comunque. Fertilizzanti. Questo genere di cose. Quindi? Vediamo. Perfetto. Queste cesoie potrebbero essermi utili. Servono sempre, anche le forbici. Forbici, colla, corde. Amico. Ciao, chi sei? E dinamite. Serve sempre. Mi chiamo Brian. Brian Basco. Io sono Kevin, ma tutti mi chiamano Saturn. Piacere di conoscerti, BB. BB. Saturn. Sono le tue iniziali, giusto? Scommetto che BB è esattamente il tuo soprannome. È logico, considerato come ti chiami. Beh, a dire il vero, nessuno mai mi aveva chiamato. Allora, BB, dimmi, hai intenzione di trasferirti da queste parti? Hai parlato di questo con Sushi? Che tipo di artista sei? No, non voglio venire a vivere qui. Sono solo di passaggio. Davvero insolita proprio... come cosa, vero? Voglio dire, non sono molti quelli che vengono qui solo per farsi un giro. Senti, sto cercando di localizzare le rovine di un villaggio Hopi. Il vecchio villaggio indiano? Lo sai? Sì, ne ho sentito parlare. Non so dov'è. Siamo fregati, signori. Chiediamogli un po' di cose, magari così arriviamo a qualche punto. È stranissimo sto tipo. Hai qualche idea su dove si trovi esattamente? A dire il vero no. Il che è piuttosto strano, perché io conosco bene questa zona. Vado spesso in cerca di materiali per le mie invenzioni, ma non ho mai trovato neppure una traccia di quel villaggio. Il ferro mi dici come l'hai trovato? Conosci qualcuno in grado di raccontarmi la storia di quel villaggio? Fammi pensare. Forse Sushi potrebbe avere qualche documento lasciatole da suo nonno che riporta delle informazioni sul villaggio Hopi. Ovviamente Rutger non ne sa nulla, anche se non si può mai dire. Mama Dorita potrebbe sapere qualcosa. Mama Dorita. La storia che Sushi è la proprietaria di Douglas. È una... L'intercità apparteneva al suo bisnonno. Poi passò di generazione in generazione fino a quando Sushi non la ereditò da suo padre. Io ho conosciuto Sushi in una chat room su internet. Abbiamo scoperto di andare d'accordo e siamo diventati ottimi amici. Quando mi ha proposto di trasferirmi in questa città per vivere in pace con i nostri spiriti creativi, non ci ho pensato due volte. Mezzo a nulla che ne è restato, che non hanno senso. Perché è per chi, per nessuno. Mi ha detto che stava per andare in cerca di piante e radici. Quando lo incontrerai, capirai che persona è. Si è trasferito qui con noi per dedicarsi anima e corpo alla sua grande passione, il giardinaggio. Cosa mi sai dire di Mama Dorita? L'ho vista in una sola occasione. Ho fissato un appuntamento per vedere se poteva fare qualcosa riguardo la mia mancanza di ispirazione. Purtroppo non ha funzionato. Secondo lei, perché io non ho avuto fede. In realtà, dubito che ingoiare un ragno vivo immerso nel cervello di un coyote fosse la soluzione al mio problema. Quando ad ingoiare mi sono già scandalizzato. Quella cosa su cui stai lavorando è davvero molto interessante. Questo complesso? Ti assicuro che non è una delle mie opere migliori. Ultimamente ho una sorta di blocco creativo, sai? A quanto pare non riesco più ad avere nuove idee. Certo. Ascolta, a proposito del villaggio Hopi che sto cercando. Sì, che cosa c'è? Conosci per caso qualche discendente degli Hopi che vive in questa zona? No, neppure uno. Però, bene. Aspetta, mi ricordo che Rutger mi ha detto di avere trovato un indiano Hopi nel bel mezzo del deserto un giorno. Ha detto che si trattava di un uomo molto vecchio, ricoperto di rughe, che affermava di essere l'ultimo capo Hopi. Conoscendo Rutger però, non mi stupirei se si fosse inventato tutta la storia. La tua officina è davvero notevole. A quanto pare, oltre a essere un artista, sei anche un inventore. Sì, mi piace definirmi una sorta di Leonardo da Vinci moderno. Nelle mie creazioni unisco arte e scienza. Insieme questi due elementi sono la mia raison d'être.
Beh, mon ami, ragione di essere. C'è qualcosa che volevo chiederti. Se posso darti una mano. È francese. Ehi, quelle enormi rocce che usi per realizzare le tue sculture, come fai a portarle qui? Hai una qualche specie di gru per spostarle? No, la faccenda è molto più semplice. Chiedo l'aiuto di Oscar, l'aiutante di Mama Dorita. È incredibilmente forte e può spostare da solo delle rocce che pesano più di un quintale. In cambio del suo aiuto gli offro del tabacco da masticare al mentolo che Rutger prepara per me. Quel colosso adora masticare tabacco, sai. Ti lascio tornare al lavoro, Sam. Mama Dorita, Oscar e Rutger. Adia! C'è parecchia gente e Vupucim, la cripta sacra e così via. Vabbè, riempiamo d'acqua. Preferirei chiedere prima a Saturn se posso prendere la sua acqua. Dai, Saturn. Ehi, Saturn. Che minchia stai facendo, Saturn? Comunque, vabbè. Che c'è? Che c'è? Acqua questa mi sembra bene. C'è qualcosa che volevo chiederti. Se posso darti una mano. Acqua. Posso prendere un po' d'acqua dalla macchina? Fai pure, a nessuno si nega un po' d'acqua. Prendi tutta quella che ti serve. Perfetto. A proposito di quello che stavamo dicendo... Cioè, niente. Ti lascio tornare al lavoro, Saturn. Au revoir. Adio. Francese. Saturn francese, ma Saturn non è più inglese. Vabbè. Tutta l'acqua che vogliamo, perfetto. Abbiamo il distributore nostro, praticamente. Un oggetto fisso nostro. Meglio di una macchina, meglio di qualcosa. È piena d'acqua fino all'orlo. E che ce ne facciamo, io non so. Vabbè. Non si butta mai via niente, signori. Allora, nella stanza lì non c'è niente. Rutger... Non riesco a immaginare che disastro deve essere accaduto quando la locomotiva è deragliata e ha distrutto tutto. Ecco. Mi ricorda un modellino che ho ricevuto un anno a Natale. Sì, è praticamente identica. Ecco il fumaiolo e a sinistra c'è la bocca di rifornimento del serbatoio dell'acqua. Ancora più a sinistra il fischio, accanto alla cabina del manovratore. Fa piacere. Quindi... Vabbè, facciamo questo sforzo. Ok. Riempiamolo d'acqua. Poterò nel serbatoio della locomotiva. Perfetto. Ora, la cosa è molto molto difficile. Difficile alquanto. Uno degli enigmi anche complessi. Dobbiamo riempire il serbatoio d'acqua. Abbiamo un affare di mezzo di un litro. Fatto. È piena d'acqua fino all'orlo. Ho 2 litri, che pesa anche un accidente. E dobbiamo riempire la caldaia di una locomotiva. Non taglio niente, perché gameplay è un altro che una guida. Quindi tutto. Questa è la seconda volta. Dovremmo farlo, mi sembra, ancora un po' il serbatoio. 5 volte. Quindi, questa è la decima parte. Mi sembra la decima. Dovrebbero esserci ancora 4-5 parti. Non vorrei dire una cavolata, magari ce n'è il doppio. Adesso vedo vedere un po' come struttura un po' i video. Riempiamo per la terza volta d'acqua. Ok. E fatemi sapere se il gioco vi piace. Con un commento, un mi piace. I piaci sono più, a volte sono anche più importanti dei commenti, perché mi fa sapere se vi piace o meno. Se per caso non vi piace, non piacere un punto e clicca non è il fatto che non vi piace la storia, ma non vi piace il modo di giocare. Magari siete più da FPS, GDR, tutte quelle cose lì. Vabbè, e questa è la terza volta, mi sembra. Dovrebbe essere sicuro qui ancora. Si riforniva d'acqua al serbatoio. Sì. Non c'è bisogno di farlo, né si apre né si chiude. L'acqua entra direttamente. Per controllare se è pieno, dobbiamo riempirlo. Perché? Perché si può fare, quindi si fa. Il video è finito, riempiamo ancora una volta e ci salutiamo e ci vediamo alla prossima parte di Runaway a Road Adventure. Fatto. È piena d'acqua fino all'orlo. Qui da Padman è tutto, un saluto dal Log Club e ciao a tutti!